Mi stupisco dei ringraziamenti per qualcuno che è pagato dai cittadini per fare gli interessi dei cittadini. Venire in Calabria non è un piacere, è un dovere. Quindi smettetela di ringraziarmi, faccio solo e soltanto il mio dovere. Eventualmente è qualcun altro che non si vede in Calabria che non fa il suo dovere. Non gli faccio un regalo a nessuno, sono qua, e certo, potevo essere a Roma oggi perché c'è la nazionale che sta festeggiando, prima era il Quirinale, adesso sta andando a Palazzo Chigi, potevo andare in giacca e cravatta a Palazzo Chigi e farmi le foto con i giocatori della nazionale, preferisco essere a Cosenza, avrò un'altra occasione. La foto con Donnarumma me la farò, o con Berardi, per stare in terra di Calabria, me la farò un'altra volta. Quindi partiamo dal motivo per cui siamo qua, dal ricordo di Iole Santelli, perché ci saremmo volentieri evitati la campagna elettorale. E siamo qua partendo da un dramma, ovviamente, un dramma irrimediabile. Vediamo di costruire qualcosa di positivo. So che dal ricordo di Iole nascono associazioni che si occupano di accompagnare i malati e le malate di tumore, che si occupano di bambini, che si occupano di disabilità, e quindi vediamo di costruire qualcosa di buono da un dramma, così come dopo le porte di disperazione, scuole chiuse, strade chiuse, università chiuse, teatri chiusi, vediamo di trarre la lezione che ne dobbiamo trarre, quindi la politica, fra le altre lezioni, di promettere di meno e di mantenere di più. Quindi io vengo con orgoglio come segretario della Lega a Cosenza, avendo incontrato qualche ora fa l'amministratore delegato che si occupa di acqua, perché l'acqua è un bene di tutti, ma in Calabria incredibilmente ancora nel 2021 non è veramente di tutti. Quindi un'acqua davvero pubblica che esca da tutti i rubinetti di tutte le famiglie calabresi è un impegno morale che ci siamo presi, perché non è possibile che sia ancora un lusso per qualcuno. Per quello che riguarda la sanità, l'impegno che ci siamo presi, che porterà avanti la prossima giunta, dove sono convinto che la Lega potrà andare avanti a occuparsi brillantemente, efficacemente di sanità, restituendo la sanità calabrese ai calabresi. Basta con i commissariamenti che arrivano da lontano e non portano lontano. Per quello che riguarda il lavoro, so che ci sono crisi aziendali nel Cosentino e non solo nel Cosentino, ne parlavo col Ministro della Lega, lo sviluppo economico, ne parlavo col Ministro del Turismo, quindi vediamo di essere presenti non tanto prima del voto ma soprattutto dopo il voto, e ringrazio Nino perché ad esempio con il provvedimento di legge di Regione Calabria per i borghi ha dato milioni e milioni di euro a decine di comuni calabresi in difficoltà, e questo diventa lavoro. Perché dopo il Covid l'emergenza è il lavoro, e ogni posto di lavoro a Cosenza e in Calabria è sacro e va difeso con le unghie e con i denti. Non parlo di redditi di cittadinanza, di assistenza, di beneficenza, parlo di lavoro. Io parlo con i calabresi che non chiedono un aiutino, una raccomandazione, ma lavoro, opportunità di lavoro. E ovviamente lavoro fa rima con infrastrutture. Non possono esserci strade che vengono chiamate strade della morte, e proprio oggi parlavo con Spirlì del rilancio degli aeroporti, e poi devono venire dietro anche i porti di Calabria, perché il buon Dio ha dato 800 km di coste alla Calabria, vanno sfruttate, vanno utilizzate, non devono essere dimenticate, abbandonate o semmai gestite dall'amico dell'amico. Ecco, a noi gli amici degli amici non ci interessano, a noi quello che al parente giusto in regione non ci interessa. Poi al volo, dietro di me, chi sbaglia paga. Ogni firma che stiamo raccogliendo in tutti i paesi della Calabria, ma in tutta Italia, pensate, in due weekend di luglio con 40 gradi all'ombra, 200.000 firme. È tanta roba, eh? Gente che tira fuori la carta d'identità, non è la firma che dai così a Natale. Carta d'identità, patente, nome, cognome, indirizzo e una firma, per dire che vogliamo una giustizia giusta. E anche un giudice, se sbaglia, paga. Se sbaglia sulla pelle di un cittadino, di un'impresa, di una famiglia, di un padre, di una madre.
anche a tutela dei tanti giudici veramente liberi e indipendenti che fanno il loro lavoro, quindi separazione delle carriere, responsabilità civile, taglio delle correnti del CSM. Ogni firma raccolta a Cosenza è un passo avanti verso un paese più moderno, più libero. Perché la Lega ha scelto di entrare al governo invece di rimanere fuori a protestare, che probabilmente sarebbe stato più comodo, però in un momento di ricostruzione nazionale io ho sentito il dovere di essere dentro, non di stare fuori, dentro, dentro, a sudare, a faticare, ad accompagnare, a lottare, perché ovviamente si è dentro con dei compagni di viaggio un po' strani, perché si è dentro con Letta, Conte, Grillo, Letta che ogni giorno che il buon Dio manda in terra si inventa una nuova tassa, come se non ce ne fossero già abbastanza, 5 Stelle che passano il tempo a litigare fra di loro, però ripeto, poche parole, fatti concreti, la Lega al governo significa avere stoppato l'invio di milioni di cartelle esattoriali che sarebbero state un massacro, in bocca al lupo, ci aspetta un'estate calda, bella, lunga, quello che è successo ieri sera ovviamente è un segno, io non so se voi siate scaramantici o meno, credenti o meno, io però penso che nulla accada per caso, non scomodo ovviamente Nostro Signore per una partita di pallone, perché per fortuna Nostro Signore ha cose ben più importanti di cui preoccuparsi, fra queste la difesa della famiglia intesa come tale, fondata sulla mamma e sul papà e sui figli che vengono al mondo. Però diciamo che ieri sera quando siamo arrivati al 60esimo io ci credevo, però ti manca mezz'ora, quelli là sono alti come pali della luce, noi avevamo qualche difficoltà, poi è arrivato quel colpo di testa, io devo dire che da milanista c'ho solo questo piccolo rammarico, nel senso che ho l'unica maglietta della nazionale di un milanista che manco ha giocato peraltro, Romagnoli, e devo dire che però ieri ho tifato non per l'ex portiere del Milan ma per il portiere dell'Italia che rappresentava tutti noi stoppando la porta ai rigori in quel momento. Poi bisogna saper vincere con classe, bisogna saper perdere con classe, e la classe non si trova al supermercato evidentemente, però va bene così, vediamo di costruire qualcosa di buono per tutti, per i figli, e quindi vi auguro dei mesi di salute, ovviamente è fondamentale, però di serenità, di bellezza, di ricchezza, perché cosa ci distingue dalla sinistra? La sinistra mediamente se vede qualcuno che ha successo e qualcuno che è in difficoltà cosa pensa? Bisogna togliere a quello che ha successo così mal comune mezzo gaudio. Io invece la penso in maniera diversa, se uno ha successo vuol dire che è bravo e va premiato perché crea lavoro e crea ricchezza, diamo una mano a quello che è più in difficoltà per arrivare anche lui ad avere successo, e quindi è questo, non punire i migliori ma aiutare tutti ad ambire a diventare migliori, quindi è questa, io non ho invidia sociale nei confronti di nessuno, rancore o gelosia nei confronti di nessuno, la vita è una, godiamocela per quanto possibile e aiutiamo il prossimo, aiutiamoci gli uni con gli altri. E il prossimo, e chiudo, ama il prossimo tuo, la lingua italiana ci ricorda che il prossimo ce l'abbiamo di fianco, e magari è a Cosenza, e magari è un genitore separato che non ce la fa a tirare a fine mese ma non chiede, magari è un anziano che con la sua pensione mantiene il figlio e il nipote, quindi aiutare il prossimo tuo non necessariamente significa far sbarcare barchini e barconi da tutto il resto del mondo in Italia. Allora, il prossimo tour ce l'abbiamo sul pianeta tropicale. Viva Cosenza, viva la Calabria, bella, libera e onesta. Grazie a voi.